Buongiorno ragazzi, oggi come prima puntata spiegheremo come sostituire un radiatore di riscaldamento su una Fiat Panda motore 1.3 multijet. Come prima cosa ragazzi bisogna smontare la parte anteriore dell'auto, ovvero il paraurti, dove poi uscirà la calandra, ovvero quel pezzo di plastica diciamo, dove sono raccolti tutti i radiatori dell'auto. Quindi che dire? Procediamo con lo smontaggio. Bene ragazzi, la prima operazione da fare è svitare le quattro viti poste sulla parte superiore del paraurti. Come potete vedere, sono quattro viti a stella. La seconda operazione da fare invece è svitare le due viti poste all'interno del paraurti, come potete vedere, adiacente alla ruota, su entrambi i lati, mi raccomando. Queste due viti hanno una misura diversa. La prima è una semplice vite Torx da 8. L'altra è una vite filettata Torx 25. L'ultima operazione da fare per rimuovere il paraurti è svitare quattro viti che si trovano al di sotto del paraurti. Sono quattro viti normalmente filettate che si possono svitare con la chiave Torx da 25. Bene ragazzi, arrivato a questo punto abbiamo tolto tutte le viti del nostro paraurti. Mi raccomando, quando lo cacciate, quando lo rimuovete, fate attenzione a non rompere tutti i pezzettini di plastica del paraurti, essendo molto fragili. Bene, una volta tolto il paraurti, la situazione è questa. Ci ritroviamo con questo pezzo di ferro davanti, radiatore dell'aria condizionata, radiatore dell'acqua. Quello che ci interessa togliere a noi è il radiatore dell'acqua, è questo che sta qua dietro. Come possiamo procedere? Come prima cosa si smonta questo pezzo di ferro. Questo pezzo di ferro ha 5 viti, 3 con la chiave da 15, mi raccomando usate la boccola con un T fisso o con un cricchetto, mi raccomando, se avete una pistola d'aria compressa potete usare quella, e poi ha 2 viti con la chiave da 10. Io ho usato la mia chiave a snodo, ma potete usare benissimo anche una chiave normale, non ci sono problemi. 5 da questo lato e 5 da quest'altro lato. Procediamo con la rimozione. Bene ragazzi, con la nostra chiave a snodo da 10 procediamo con lo svitare il perno che si trova nella parte superiore del pezzo da togliere. Ora prendiamo il nostro T fisso e svitiamo i perni situati nella parte superiore e due nella parte inferiore. Poi, sempre con la nostra 10 a snodo, svitiamo l'ultimo perno che ci resta nella parte inferiore. Ed ecco i perni di un lato. Mi raccomando, fate lo stesso anche dall'altro. Dopo aver rimosso tutti i perni che mantenevano il pezzo, adesso è possibile rimuoverlo. Bene ragazzi, scusatemi, è che senza musica non si lavora bene. Comunque, dopo aver tolto questo pezzo di ferro, ci ritroviamo i nostri due radiatori. Uno non ci serve, che sarebbe quello dell'aria condizionata, e l'altro è il nostro pezzo che dobbiamo andare a smontare. Come prima cosa, io consiglio di svitare questa vite da 8 e spostare il radiatore dell'aria condizionata al lato. Dopodiché si può procedere con lo smontaggio del nostro radiatore dell'acqua. Come prima cosa bisognerebbe scaricare l'acqua, altrimenti si fanno lago per terra. Io non l'ho fatto perché sono una testa di cazzo. Però è buona norma scaricare l'acqua prima. Bene, adesso procediamo con lo smontaggio di questi pezzi. Ora sto scaricando l'acqua dal radiatore. È preferibile scaricarla prima, in quanto si potrebbe fare il lago per terra, come sto facendo io. Ma va bene anche così, non è un problema. Arrivato a questo punto, la cosa da fare è togliere i due tubi che portano l'acqua al radiatore. Uno che porta l'acqua al radiatore e l'altro che la fa andare via. Sono situati qua dietro, non so se vedete, un attimo. Sono situati esattamente qua dietro. Uno è quello grande e un altro
e quello piccolo. Chiaro? Procediamo con la rimozione di questi due tubi per adesso. Bene ragazzi, sono stati tolti i primi due tubi. Mi raccomando, ne porto ancora un altro. Non vi ho fatto vedere come si smontavano perché purtroppo ho dovuto bestemmiare. Però, una volta tolto il radiatore, vi farò vedere il metodo per toglierli, chiaramente senza bestemmiare, senza dire parolacce, perché non hanno una semplice fascetta. Adesso procediamo con allontanare il radiatore, tutti e due i radiatori contemporaneamente, dalla calandra. Chiaro? Procediamo. Procediamo innanzitutto con la rimozione delle mollette che si trovano al di sopra del radiatore. Sono quelle mollette che servono per fermare appunto il radiatore e non farlo andare né avanti né indietro. Bene ragazzi, una volta tolti fermi, questi due fermi che sono qua sopra e che servono per non far muovere il radiatore, possiamo procedere con l'estrazione, con lo spostamento più che altro del radiatore. Ricordate che prima di procedere con lo spostamento, qui dietro c'è un altro tubo, il tubo che va nel motore. Questo tubo è collegato al radiatore con una fascetta, di solito ci sono le fascette originali. Ma questo è già, evidentemente già è stato smontato e quindi c'è una semplice fascetta a vite con la chiave che si può benissimo svitare con la chiave di 7. Procediamo con l'estrazione. Con la nostra chiave e con una boccoletta di 7 procediamo a svitare la fascetta attorno al tubo. Fate attenzione ragazzi perché lì ci sono dei pezzi di plastica che mantengono il radiatore e cerchiamo, fate attenzione a non romperli. Dopo aver svitato questa fascetta procediamo con l'estrazione del tubo che a volte può risultare abbastanza difficile. Bene ragazzi, con un po' di difficoltà il tubo superiore è stato tolto. Purtroppo a volte questi tubi si attaccano sui bocchettoni di plastica, quindi è preferibile inserire un cacciavite facendo attenzione all'interno del tubo in modo da scollarlo da vicino. Poi, una volta montato, vi farò vedere come è preferibile montarlo in modo da che non si attacchino più praticamente. Bene. Adesso procediamo con lo spostamento di questo radiatore, ovvero il radiatore dell'aria condizionata. Una volta tolto quelle due viti che vi ho detto prima con la chiave da 8, si prova a spostare il radiatore, così, facendo attenzione a non piegare tubi e nemmeno. Dopodiché questo si porta un po' in avanti e si alza da sopra gli incastri, facendo attenzione a non rompere nulla. Perfetto. Una volta spostato, abbiamo tutto lo spazio necessario per inserire le mani e togliere le varie prese, tra cui quella della ventola e quella dei vari sensori posti sul radiatore. In questo caso ne abbiamo due. Un attimo solo, a volte sono difficili. Una volta tolto il sensore, il nostro radiatore si può considerare tolto. Eccolo qua. Questo è il nostro radiatore. Chiaramente il nostro radiatore, quello che serve a noi, non è compreso di questa, ovvero la ventola, ragazzi, vedete? Ma è semplicemente questa parte qua. Questo radiatore aveva, diciamo, varie perdite qua sotto e poi perdeva il gommino sopra, diciamo,
lo sfiato. Per questo non è necessario togliere il radiatore, chiaramente, a meno che non è spaccato nella plastica. Ma per questo è necessario. Adesso possiamo procedere alla rimozione della pentola di raffreddamento. Procediamo. Lo smontaggio è semplice, molto semplice. L'unica cosa da fare è svitare queste tre viti che sono poste praticamente sopra ai lati del radiatore. Sono tre viti con la chiave da 8. La nostra pentola è stata tolta, come potete vedere non c'è assolutamente nulla. L'unica cosa che dovete fare attenzione sono questi gommini che stanno sotto al radiatore, non so se si vedono. Questi gommini sono molto importanti in quanto non vengono forniti quando si va a prendere il pezzo nuovo. Quindi abbiate cura di toglierli con delicatezza perché sono pezzi che si rompono facilmente. Una volta tolto questi gommini, diciamo che il risultato dovrebbe essere questo, cioè senza niente sotto. Una volta tolti i gommini, abbiamo il nostro radiatore che possiamo sostituire. Possiamo sostituire con quello nuovo. Dopo aver aspettato tantissime ore, diciamo 10 e mezza, 11, 12, 13, 14, dopo aver aspettato 5 ore, praticamente ecco il nostro radiatore nuovo. Per la nostra pandina. Prima vi avevo detto che questi gommini non li davano perché non so, per qualche motivo strano. Guardate un po', sorpresa, ci hanno fornito anche i gommini nuovi, quindi siamo fortunati e la cosa mi piace parecchio. Bene, adesso con cura, ragazzi, con molta cura, spostiamo questo radiatore, adesso non ci serve più perché è vecchio. E mettiamo sul nostro banchetto il nuovo radiatore. Eccolo qua. Questo lo spostiamo perché non ci serve. Per adesso lo appoggiamo qua, poi ci sarà la pulizia. Perfetto. Ecco il nostro radiatore. Che cosa fare all'inizio? Prima di tutto controlliamo se è perfetto ed è tutto integro, altrimenti abbiamo fatto la fatica del ciuccio, come si suol dire. Dopodiché, ragazzi, si va a prendere la ventola che stava montata prima. Eccola qui. Bene, questa è la ventola che stava montata prima. E adesso la rimontiamo su questa, mettendo tutto secondo come stava messo prima. Bene. Adesso prenderemo i viti. Queste sono le viti che erano montate praticamente. Tre viti Parks. Tre viti Parks con la chiave da 8. La filettatura chiaramente dentro non è fatta, quindi noi l'andremo a fare. Quindi cercheremo di mettere le viti più dritte possibili, se è possibile, dritte del tutto. Dopodiché prendiamo il nostro cacciavite e iniziamo ad avviare. Bene, potete forzare un pochino, tanto non succede niente, basta che siano dritte le viti, altrimenti non abbiamo risolto niente. Non abbiate paura se vanno un po' forzate, anche perché, vedete, essendo nuovo il radiatore, essendo che la filettatura dentro non è fatta, diciamo che è come se doveste farla voi. Una messa. C'è bisogno nemmeno di stringerle forti queste viti, eh? Una volta che sono arrivate sotto, praticamente le viti non vi ammazzate a stringerle. E 3, perfetto.
La nostra ventola è montata. Facciamo rifare un mezzo giro, giusto per vedere se tocca da qualche parte, ma non tocca da nessuna parte. Perfetto, ragazzi. Ecco. Perché prima avevo difficoltà a togliere i tubi? Perché sulla plastica si attaccano i tubi di gomma a lungo andare. Quindi come possiamo fare per non farli attaccare più? Semplice, metterci un po' di grasso, ma giusto un po', adesso vi faccio vedere come. È preferibile mettere grasso giallo, diciamo, quello normale, perché scivola meglio, perché non si asciuga. Questo qua va bene lo stesso, l'importante è che riusciate ad ingrassare almeno un poco in modo che scivoli meglio il tubo sopra. Essendo che questi non hanno delle fascette normali, ma hanno delle clip, diciamo, che fra poco vi farò vedere. E qua con la fascetta pure gli mettiamo un po' di grasso. Dopo aver fatto questo, procediamo col mettere questi santi fermi, questi santi gommini, anzi, al nostro radiatore. Come si mettono? Ecco, allora. Abbiamo i nostri due gommini. Se non vi ricordate come vanno messi i gommini, basta vedere, basta non toglierli al radiatore precedente. Bene, i nostri carissimi gommini vanno esattamente così. Uno qui, da questo lato, e un altro da quest'altro lato. Esattamente così. Perfetto. Adesso non ci resta che montare il tutto. Prima vi ho detto che questi tubi avevano delle fascette particolari. Quali sono queste fascette? In realtà non sono delle vere e proprie fascette, ma sono delle clip, degli agganci che vanno in quei rialzi che porta il radiatore. Non so se ci avete fatto caso prima. Adesso vi faccio vedere. Eccoli qua. Queste sono gli agganci delle clip. Come fare a togliere questi tubi? Bene, con un po' di forza, ragazzi, si preme tutti e due i lati di queste clip e si tira fuori il tubo. Chiaramente, se è agevolato dalla presenza di grasso, il tutto verrà in maniera molto più semplice, a differenza mia che purtroppo il grasso non ce n'era. Siamo giunti nel momento dell'installazione. Togliamoci un po' le cose davanti. Inseriamo questo radiatore, ricordatevi che deve andare con la ventola verso il motore. Poi spostiamo un poco quest'altro radiatore e dopo aver ingrassato i gommini, inseriamoli negli appositi spazi. Fate molta attenzione perché può essere che danneggiate il radiatore. Bene ragazzi, una volta inserito negli appositi attacchi, diciamo, negli appositi buchi, possiamo cominciare a ricollegare i fili elettrici. Quindi prenderemo il filo della ventola, lo riattacchiamo e poi i fili dei sensori. E sinistra. Bene, ricolleghiamo il tutto. Fate attenzione a non appoggiarvi troppo al radiatore. Ricolleghiamo il tutto e rinfiliamo tutto dentro. Perfetto.
Come potete vedere, il radiatore è andato. Adesso il radiatore è al suo posto, i gommini sono al loro posto. Adesso non ci resta nient'altro che inserire questi famosi fermi di plastica in modo da mantenere il radiatore fermo. Portiamo il radiatore ad altezza più o meno dove vanno questi fermi e inseriamo uno. E un altro qui. Perfetto. Una volta inserito, una volta sentito fare il classico rumore tac, significa che il tutto è inserito correttamente. Ecco qua, il nostro radiatore da qui non si muove più. Ora, dopo essersi accertati che il nostro radiatore non vada da nessuna parte, che è ben saldo alla calandra anteriore, proseguiamo con l'attaccare i tubi dell'acqua che portano l'acqua nel radiatore. Quindi, con quelle famose clip, se vi ricordate, che non basta più, ormai non c'è più bisogno di premere quei due, diciamo, pulsantini, ma basta infilarlo dentro e farlo scivolare come si deve. Non è un controsenso, quindi non ridete. Io vi consiglio di inserire prima il più piccolo, che fate subito, e poi il più grande, che è il più comodo da mettere. Se non ce la fate, potete benissimo aiutarvi con l'altra mano. Una volta inserito questi due tubi, scusate se ho tagliato, ma ho avuto un problema con un tubo. Di solito questi radiatori, quando ve li danno, per quanto possano essere originali, o per quanto possano essere proprio uguali, qualcosa sempre cambia. Infatti qui c'era un piccolo violetta che non mi faceva entrare per bene il tubo e quindi ho dovuto apportare una mini modifica che mi ha permesso l'inserimento del tubo. Adesso, una volta attaccato questi due tubi, procediamo con attaccare il tubo superiore, quello che va nella valvola termostatica, che è questo qua dietro. Il tubo dovrebbe entrare senza alcun problema, in quanto gli è stato messo il grasso per far scivolare meglio il tutto. Ed infatti così è stato. Accertatevi che il tubo sia andato nel verso giusto. Mettete la fascetta sopra e adesso prendete la chiave e stringete. Una volta aver messo la fascetta, diciamo, sul punto vecchio del tubo, potete continuare a cominciare a stringere di nuovo. Accertatevi che la fascetta stringa e non sia spanata. Perfetto. Arrivato a questo punto, accertiamoci che il tutto sia andato alla perfezione e che non ci siano problemi. Assicuriamoci che i tubi siano stati messi, assicuriamoci che le spine siano entrate e soprattutto assicuriamoci che niente vada compresso praticamente. Perfetto. Bene, adesso io vi consiglio di fare una prova, è una cosa che io faccio sempre ogni volta che monto qualcosa. Provo se ci sono perdite, in modo da non dover rismontare tutto una volta che ho finito di montare i pezzi. Come faccio a vedere se ci sono perdite? Bene, è semplice. Si riempie la vaschetta di acqua. Io adesso uso una cosa molto, molto, diciamo, alla mano, è una bottiglia. Dopo esservi assicurati che non ci siano perdite, dopo esservi assicurati che non ci siano perdite, possiamo procedere a montare il radiatore dell'aria condizionata davanti al radiatore dell'acqua, chiaramente. Questo radiatore deve entrare in questi due fermi, 1 e 2, come potete vedere,
E poi va fissato chiaramente con le due viti par che vanno nel radiatore dell'acqua. Quindi mi raccomando, ragazzi, fissate il tutto, altrimenti balla e si rompe prima il radiatore, chiaramente. Queste sono le nostre due viti par che vanno nel radiatore. Una qui e un'altra qui. Perfetto. Ora prendete la chiave da 8 e avvitate. Chiaramente vale lo stesso discorso per le viti che andavano nel radiatore, ovvero non è filettato dentro essendo vite par ed essendo il radiatore essendo nuovo. Quindi mettetele le più dritte possibili. E una volta che sono arrivate sotto, non c'è bisogno che stringete forte. La parte più difficile l'abbiamo fatta, ovvero quella di montare i due radiatori correttamente, senza aver rotto niente prima di tutto, e riportando tutto alla stessa posizione di prima. L'acqua l'abbiamo messa, ricordatevi ragazzi che quando mettete l'acqua in un radiatore nuovo dove non c'era acqua prima, bisogna fargli lo spurgo dell'acqua, ovvero far uscire tutte le bolle d'aria che sono presenti nel radiatore o in tutto il circuito dell'acqua. Adesso vi faccio vedere come. In alto, a destra, c'è questa leva, questo perno di plastica. Questo qua va svitato ogni qualvolta si mette l'acqua dentro, quando non c'era acqua dentro. Questo va svitato, adesso è caduto il gommino, vabbè. Questo va svitato e va fatto uscire l'acqua da qua sopra. Una volta che è uscita l'acqua qua sopra, riattaccate il tutto e stringetelo. Questo è il tubo di sfiato del radiatore, in modo da far uscire tutta l'aria che è dentro. Bene, una volta assicurati che aria dentro non ce n'è, procediamo col verificare la nostra installazione, ovvero in che consiste? Vedere se questo radiatore è messo in ogni singola parte. Vedere se il nostro radiatore dell'acqua ha tutti i tubi ben fissati e che non toccano da nessuna parte, ragazzi, mi raccomando, che non tocchino da nessuna parte, e vedere soprattutto se queste mollette, che servono apposta per non far ondeggiare il nostro radiatore, sono andate al loro posto. Perfetto, il nostro radiatore adesso è ben montato. Adesso dobbiamo procedere con il rimontaggio dei pezzi ausiliari, ovvero quelli che alla fine ho dovuto smontare. Bene, procediamo. Una volta che avete recuperato i vostri perni, possiamo iniziare a montare il nostro famoso pezzo di ferro. Quindi lo rimettiamo nella sua posizione e gli iniziamo a mettere una vite per mantenerlo vicino alla carrozzeria. Una qui. Un'altra qui. Adesso non ci resta che procedere con il montaggio. Ragazzi, dopo aver messo tutti i perni al loro posto, assicuratevi che tutti i perni che avete messo siano stretti. La nostra macchina è quasi finita, è quasi pronta. Abbiamo montato questo pezzo e i radiatori. Adesso ci resta da montare il paraurti anteriore. Mi raccomando, ragazzi, una volta ogni pezzo che avete montato, mi raccomando, ogni pezzo controllate sempre che tutti i perni siano stretti e che tutto sia andato secondo la regola. Bene. Procediamo adesso col montaggio del paraurti. Il nostro paraurti è pronto per essere montato. Mi raccomando, questi sono servizi che di solito vengono fatti con due persone. Io purtroppo oggi non ho nessuno che mi aiuta, ma se siete abbastanza capaci potete cavarvela anche da soli. Procediamo col montaggio del paraurti.
Una volta messo il paraurti nella sua posizione, potete iniziare ad inserire i perni. Chiaramente i perni vanno solo appoggiati, non vanno stretti, altrimenti gli altri buchi non si troverebbero. Ok, il nostro paraurti è stato montato. Adesso la macchina è pronta per scendere dai cavalletti e di provarla. Procediamo mettendo l'antigelo, 2 litri di antigelo, e teniamolo in moto fino a quando le pentole non si attaccano. Una volta che abbiamo abbassato la macchina, abbiamo messo in moto, abbiamo messo l'antigelo, abbiamo tolto l'aria e tutto, attendiamo che la pentola si attacchi. Una volta che si è attaccata la pentola, la macchina va bene. Significa che possiamo chiudere e possiamo dire di aver fatto un ottimo lavoro. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Per qualsiasi domanda non esitate a contattarmi tramite la pagina Facebook oppure tramite il canale YouTube. Qualsiasi consiglio, qualsiasi cosa sono a vostra disposizione. Grazie.